Tre punti servivano e i tre punti sono arrivati. La vittoria con l'Entella, seppur sofferta oltremodo, regala la salvezza negata solo dalla matematica, ma che sembra oramai alla portata. Dietro vincono tutte, ma questo significa anche il mantenimento del margine di 9 punti sul Cosenza, oggi quart'ultimo. Di Carlo aveva preannunciato una squadra con tanta voglia di vincere, alla fine di buono rimane solo il risultato, ma va bene così. Prima di dare i voti ai biancorossi, iscrivetevi al mio canale YouTube e cliccate la campanella per rimanere aggiornati. E ora via con le pagelle! Grandi, un solo errore ma clamoroso. Regala il pari all'Entella e solo per questo voto 5. Beduatto. Corre tanto e dal suo sinistro parte la pennellata per il raddoppio di Cappelletti. Voto 6. Valentini, il gol dopo un quarto d'ora spalanca le porte della vittoria. Imperioso in area avversaria. Voto 6,5. Cappelletti, è vero che nel gol il maggiore indiziato sembra Grandi, ma lui si fa bruciare da Rodriguez ed è l'unica pecca di una partita buona, sulla quale mette anche il sigillo del gol vittoria. Voto 6,5. Bruscagin soffre non poco le avanzate liguri e si vede troppo poco in avanti. Voto 5,5. Zonta, tanta benzina in corpo, cerca di aiutare Bruscagin e prova anche la conclusione nel secondo tempo. Voto 6. Nalini, solo 10 minuti che non producono nessun sussulto. Voto non giudicabile. Pontisso, non riesce né a mettere ordine né a far ripartire. Impalpabile. Voto 5. Cinelli, prende il posto di Pontisso cercando di amministrare la mediana. Voto 6. Agazzi, va a fasi alterne producendo poco rispetto alle sue qualità. Voto 5,5. Giacomelli parte deciso ma si spegne lentamente senza lasciare traccia. Voto 5,5. Van de Putte ancora non sufficiente, in poco più di mezz'ora non incide. Voto 5,5. Meggiorini, solo un paio di giocate ma non entra mai nel vivo del gioco. Anche lui oggi sottotono. Voto 5,5. Gori entra dopo il pareggio dell'Entella ma non combina un granché. Voto non giudicabile. Yallow, di positivo c'è solo l'assist per Valentini nel gol del vantaggio, poi null'altro. Voto 5,5. Del Monte finalmente torna in campo e si vede, con il suo ingresso arriva anche qualche buona giocata. Voto 6. Di Carlo ha raggiunto l'obiettivo salvezza, ha conquistato la vittoria che tutti gli chiedevano e solo per questo si merita un buon voto, però resta rammarico nel vedere il suo Vicenza giocare bene fino al gol del pareggio per poi subire pesantemente l'ultima in classifica. E lo stesso vale dopo il pareggio, 3 minuti di fuoco e nuovo vantaggio. Questo è un segnale che se il Vicenza gioca e aggredisce non ce n'è per nessuno, ma se molla il piede dell'acceleratore va in netta difficoltà con chiunque. Tutti i dettagli che si possono e si devono sistemare nella prossima stagione. Voto 6,5. Bene, con questo è tutto, vi do appuntamento alle prossime pagelle. Ciao!